una pisciatina, una salvergina e in santa pace se ne andiamo a letto. Può capitare che andando a letto così presto ci si risvegli nel cuore della notte, alle 2:30, con gli occhi sbarrati, con lo stesso problema della giornata. E mo che faccio? Il gas già sono andato a controllarlo. Vedete su canale 5 che alle 2:30 c'è la replica di Uomini e Donne, che è proprio nello stesso punto che te l'hai ripersa, capito? Perfetto, proprio chiudi il cerchio. Allora, andiamo avanti. Albert Einstein diceva sempre, ogni volta mi fai sto scherzetto, Fabio, questo è Gianni Minà, dai metti Einstein. È uguale, è uguale, è uguale. Albert Einstein diceva sempre che anche la vecchiaia ha i suoi momenti belli. Io che non sono Albert Einstein ho capito che forse sono la cosa bella. Sentire un dialogo come questo tra padre e figlia. Senti amore, ma tu te lo ricordi il signor Franco? Quello del terzo piano, che ogni volta che ti incontrava ti dava una caramella e ti diceva quanto sei carina. No, perché? Aspetta. Il signor Franco, che quando ti sei laureata ti ha regalato una cornice d'argento con la foto del battesimo, perché si era dimenticato di farti in bocca al lupo il giorno della laurea, che poi pure sua figlia si era laureata in medicina, aveva fatto il concorso, poi però non l'avevano presa, poverina, te la ricordi? Ma chi, lei o il signor Franco? No, lei, ma pure il signor Franco, ti dicevo che lei poi comunque lei ha sposato, che poi a un certo punto dice ha sposato, sa perché? Non dice più lei si è sposata, ha sposato, va bene, lei ha sposato con uno scemo e il signor Franco si è arrabbiato e gli ha detto ma arrivederci, perché la tragedia è proprio questa, il problema è quello lì della memoria, che poi secondo me non è vero, loro lo fanno apposta, perché tu mi dividi, è incredibile, perché guardate poi alla fine... È solo un problema di memoria, guardate. Che c'era qui da dire? Ah no. I'm wishing on to follow where you are. I'm wishing on a dream. Io lo so adesso che cosa state pensando, ma che Riccardo sei impazzito. Che ha messo questo filmato qua? Ma vi posso dire una cosa? Questi cavalli siamo noi. Siamo uno da 19-35 anni, quando pensiamo confini, è questo il periodo che più si rimpiange nella nostra vita, quello che va dai 19 ai 35 anni, è il periodo della giovinezza, quando ti capita di tutto e tu devi fare di tutto, con tutti e in tutti i modi. Ed è per questo che a 20 anni, negli anni 60 siamo stati hippie, negli anni 70 eravamo punk, negli anni 80 siamo stati yuppie, negli anni 90 eravamo boh e negli anni 2000 sono hipster, che io manco so che vuol dire. Ma insomma in soldoni dai 19 ai 35 c'è se droga, questa è la cosa. Infatti non a caso tu quando conosci una ragazza gli devi sempre chiedere scusa ma te che hai fatto dei 20-35 anni? E lei come ti risponde? Beh mi sono drogata, no? Come tutti del resto, ma certo ti capisco, ciao e te ne vai. Perché è lì che capisci come ha attraversato la prateria, capito? Se hai studiato, sei diventato medico, avvocato, ingegnere, oppure se non hai fatto niente e per caso diventi attore, santone o rockstar. Ecco, questo è un po' il concetto, no? Comunque, quello che tu praticamente succede in questo video è che tu hai mille occasioni e tutto quello che ti capita pensi di poterlo rimandare sempre a domani perché senti di avere 2000 occasioni. E quindi dice, bella quella ragazza, deve essere mia. Ma scusa, ma non è meglio se invece studi un po'? No, domani, domani. Se non ci provo oggi, quando lo faccio? Dai, eh. Bella quella macchina, che è? Una BMW, serie 3. Bella, che è? Turbo diesel, 1.800, station wagon. Domani me la compri. Scusa, ma non è meglio se ti metti un po' dei soldi da parte? No, ma domani, domani. Se non la compro oggi, quando lo faccio? Hai capito? Domani mi compro il cellulare nuovo, ma scusa va tanto bene quello vecchio, no no lo voglio subito adesso, se non colgo l'attimo fuggente quando lo faccio?
Grazie Robbie Williams, eh? Ci hai rovinato con quel film. L'attimo fuggente, oh capitano, mio capitano. Si è impiccato il capitano a 70 anni, eh? Aveva capito tutto, eh? Perché dagli domani, oggi, dagli domani, domani, hai capito? Alla fine poi il domani arriva. E l'uomo che è un cretino cosa dice? Perché questo è uno spettacolo dedicato agli uomini, eh? That's life. L'anno prossimo farò quello dedicato alle donne, that's wife. L'uomo, dicevo, che è un cretino, si accorge di colpo di quanti anni ha. Ma quanti anni ho? 35. Ma adesso basta, eh? Adesso metto la testa a posto. Io mi sposo! Sì, mi sposo! Che meraviglia, mi sposo, ormai sono grande, mi sposo, è così che bello, bravo, bravo, bravo deficiente, bravo, sposati, sposati. 10 anni per recuperare tutto quello che non hai fatto negli anni della prateria, per vivere un'unica sola grande emozione, figlio. Da quel momento in poi saranno solo bollette, mutui, tasse da pagare, polizze sanitarie, polizze assicurative, la TASI, l'IMU, hanno quella, non c'è più. Il cane non è Rai? Ah no, quello a luglio, poi vediamo. Papà mi compra il cane. Ti compro il cane. La risposta esatta sarebbe no! Poi però ti torna in mente quella foto di te da piccolo, che volevi tanto essere Zorro, che volevi un desiderio esaudito. Dici che le colpe dei padri non ricadano sui figli. E quindi invece di dire no, fai questa domanda. Te compro il cane. E chi lo porta giù? Io papà, ti giuro, lo porto io. Quando? La mattina. Prima di andare a scuola, papà, ti scongiuro, prendimelo. E la sera chi lo porta? Io, papà, ti giuro. Ma quando? Dopo che ho fatto i compiti. Anche quando piove? Sì, papà, ti giuro, prendimi la cane. E invece chi lo porta giù tutta la vita? Tu. E come lo chiami? Pongo, è ovvio, no? Se è maschio, Peggy, se è femmina. E comincia a parlarci, perché poi alla fine col cane ci parli. Hai capito? Pongo, che vuoi fare? È questa la vita. Lo so. Ma te che ne sai? Se un cane sei. Io invece credo, mangi, dormi, bevi, che te frega a te? Stai bene così. Invece io, guarda che vita. Papà, lo porto giù io. Ma domani che c'è il compito di greco, come fai? Hai fatto? Quanto ci metti stasera? Che cane, se te potesse rispondere. Mi lasci in pace 5 minuti? 5 minuti soli, è tutto il giorno che aspetto sto momento, per favore te lo chiedo. Ma piove. Lo so, ma io son cane, a me non mi fa niente, non ti preoccupare. Allora io vado, vai a casa, che la strada la conosco io da solo, non ti preoccupare. Poi gli anni passano e il cane diventa il tuo migliore amico, infatti il cane è il migliore amico dell'uomo per questo motivo, perché il padrone proprio si confida con Pongo, hai capito? Pongo, ma lo vedi che vita che faccio? Lavoro tutto il giorno, come torno a casa mia moglie mi aggredisce, mio figlio mi aggredisce pure lui, io che devo fare? Che poi se mi ricordo bene, era lui che ti doveva portare giù, ma poi sono io che sto qui con te, eccoci, eccoci qua. Hai fatto? Hai fatto? Senti, guarda, lo so, vai a casa che dopo ci parlo io con tua moglie, non ti preoccupare, proprio lui te lo dice, lui, capito? È una cosa incredibile. Insomma, questo periodo della vita è così, è praticamente un periodo che non prevede ricordi. Del resto, che ti vuoi ricordare? Dai 35 ai 45, il giorno in cui hai chiesto il mutuo? Capirai. Com'è andata? Ah, non sai che giornata. C'era il notaio. C'era quello della banca, c'era un sacco di gente, i vecchi proprietari ridevano tutti e mi dicevano firmi, firmi, io dove, dove? Qui, qui, qui.
strozzato, capito? Oppure che ti vuoi ricordare del giorno in cui hai pagato per la prima volta le tasse in anticipo? Te lo chiedo ovviamente solo per la prima volta, no? Perché dopo impari che questa domanda non te la devi fare più, perché tanto a questa domanda non esiste la risposta. Quindi praticamente questa è un'età in cui non ci sono ricordi, è inutile che ne parliamo ancora 3 ore e 40 come vorrei. Scherzo. I ricordi e le cose belle torneranno un po' più in là nel tempo. Sapete quando? Verso i 60, che secondo me è un'età splendida. Allora, Nanni Moretti ha sdoganato i 40 anni, George Clooney ha sdoganato i 50, Gianni Morandi ha sdoganato i 60, Giorgio Armani ha sdoganato i 70 e chi sdoganerà gli 80? Io, Riccardo Rossi, eccolo, magro, a teatro, alla Sala Umberto, faccio solo pomeridiane, comodissime, alle 4 le anticipo. Spettacolo di 1:10, 1:15, sono le 5:15 e già è finito, andiamo via. Hai capito? Stupendo, lo intitolerò That Was Life. Saprò tutte le fasce d'età perfette. Comunque, diciamo questa cosa qua. Allora, se effettivamente a 50 anni capisci di essere un giovane vecchio, è vero che a 60 sei un vecchio giovane, che se permettete è molto meglio, perché non ci sono più doveri, puoi fare come ti pare. Senti proprio che c'è una specie di ritorno di fiamma, che dici dai che posso vivere ancora 30 anni alla grande, 20 dai, facciamo 20, capito? Ti senti proprio un po' come Gianni Morandi, dai che ce la fai, capito? Che puoi stare così. E soprattutto i sessantenni si sentono pieni di fascino per un motivo solo, perché gli vengono tutti i capelli bianchi e stanno belli, li sentono tutti come Richard Gere. Guarda, eccomi qua, sono come Richard, guardate che bell'uomo, bello oggi, ieri, domani, American Gigolo per sempre, guardate quei capelli meravigliosi che ha. Ma vogliamo parlare un momento di questi capelli di Richard Gere? Ma che bianco è? È il bianco dei capelli di Dio! Dentro c'è del platino, del cadmio, io non lo so che cosa c'è. Se voi andate alla Cappella Sistina, lo vedete lì, e proprio c'è quel cachet Michelangelo. Non so come dire, dopo il codice da Vinci il cascia a Michelangelo, lo usa solo lui, solo Richard Gere ce l'ha, capito? E quindi dicevo, questi sessantenni oggi dove stanno? Stanno tutti per aria, con la testa tra le nuvole, nel vero senso della parola, perché viaggiano, stanno sempre in aereo e loro amano andare in aereo perché si sentono tutti figli come Richard Gere, capito? Con le hostess che gli fanno i sorrisi perché loro credono che li fanno in virtù del loro fascino che emanano, quando invece le hostess li sorridono solo per lavoro. Le hostess odiano questi charter pieni di sessantenni perché questi entrano e fanno le battute, non le mollano mai un secondo, stanno lì, parlano col comandante, gli dicono scusi signor comandante, ma io se le lascio per mia moglie per tutta la vita, lei mi presta mezz'ora la signorina, eh? Col comando dice sì, sì.